certo che piove da morire. Sì, e qua possiamo metterci una di quelle vasche da bagno per le mie schiumaggini. Ma come facevano a viverci tutti e otto qui dentro? Ah, non mi importa un fico secco. Per quanto mi riguarda, possono andarsene a vivere in una incredibile, enorme e gigantesca arca. Vedi anche tu quello che vedo anche io. Non è possibile. Quel vecchio è più pazzo di quanto pensassimo a costruire un'arca in mezzo al deserto. Se vede che ha pensato che la butterà giù, finché tutto il mondo non finirà sotto un oceano d'acqua. O come su un uomo. Farlock, e se fosse vero, dobbiamo salire su quell'arca. Ma come? Galleggia, padre, galleggia! Sì! Abbiamo esaudito la volontà di Dio. Adesso si salpa! Ci stiamo inclinando, siamo ancora legati! Se non torniamo le cime, affondiamo! State calmi, buoni! E non è mica la fine del mondo! Cosa? La fine del mondo? Ma almeno ci vedi? Assolutamente sì, mia cara Naama. Siamo diretti verso il nuovo mondo. Oh, non li chiamare più! Se la gran faccia come le fermarine! Si muove di nuovo! Padre, lasciami stare al timone. La conduco io l'arca. Posso farcela? Puoi fare qualcos'altro. Lasciala condurre a noi. Mio povero caro, ti sei fatto bua bua. Che famiglia, signore mio, che famiglia. Non ti intromettere, mamma, non vede quasi niente. Per favore, smettetela di litigare. Ti prego, padre, andrai a sbattere contro qualcosa. Contro cosa pensi che andrò a sbattere, figlio mio? Non fare il bambino, non c'è niente davanti a noi. Solo acqua! Il sole tramonta da quella parte. Ah, sì, sì, certo. Benissimo, da quella parte. Spero che non abbiamo commesso un errore.